La base è di nuovo, diciamo, quella che giustamente era Ludovico presentava come parte dei miei studi, cioè il modello dell'inferenzialismo normativo di Brandon, che però è un modello complesso, articolato e si appoggia su delle assunzioni piuttosto forti sulla normatività, sulla razionalità, che non tutti condividono. Quello che vorrei provare a fare è vedere se alcune componenti di questo modello possano essere utilizzate anche fuori dal background in cui sono nati e provare a dargli vita autonoma, in particolare appunto l'espressivismo logico. Ovviamente parleremo un po' dell'inferenzialismo normativo, per ora semplicemente diciamo che l'espressivismo logico è una teoria sull'interpretazione del vocabolario logico, delle forme logiche e del vocabolario logico. L'idea sarebbe quella di provare a vedere appunto se può sopravvivere fuori dal modello di Brand, quali chance di sopravvivenza ha fuori dall'inferenzialismo normativo. E vorrei provare a farlo, diciamo così, in questo modo, provando a difendere due tesi. Voi mi direte che non le potrò difendere, quindi io correggerò quello che sto scrivendo sul pezzo, evitando di pubblicare sciocchezze. Le tesi sono queste due, che mi servono appunto un po' per articolare la presentazione di oggi. La prima è che l'espressivismo logico offre un framework naturale per comprendere i vocabolari logici e la loro funzione. E la seconda affermazione è che il cuore, la tesi centrale dell'espressivismo logico, è neutrale rispetto a differenti teorie di differenza che possono essere anche incompatibili l'una con l'altra. La prima, credo sia, la prima affermazione credo sia abbastanza chiara. Per naturale qui intendo semplicemente che è intuitiva, cioè nel senso è in linea con l'interpretazione intuitiva delle forme logiche, tanto che proverò a far vedere casi in cui sono stati introdotti vocabolari logici possono essere letti in maniera abbastanza naturale, appunto, in termini dell'approccio espressivo. La seconda è un pochino forse meno chiara, e c'è un punto in particolare che mi interessa sottolineare già qui. La nozione di forma logica e di vocabolari logici è ovviamente centrale quando si dà un resoconto della conseguenza, dell'inferenza. Cioè io quando devo dire perché una conseguenza segue da un set di premesse, dico per esempio che A segue da gamma in virtù della forma logica, oppure in virtù della forma logica di gamma e A e alfa non è possibile che gamma valga e alfa non valga, no? Della forma logica. Quando si danno queste spiegazioni, però, in realtà il lavoro esplicativo vero non lo fa la teoria del forma logica, ma lo fa la teoria dell'inferenza, lo fa la nozione della forma logica, ma lo fa la nozione di inferenza. È la nozione di inferenza che ci dice perché una conseguenza segue dalle premesse. Noi utilizziamo la forma logica per dire che premesse implicano la conclusione. Se volete, addirittura la teoria dell'inferenza che ci dice cosa sono le forme logiche. Sono strutture del linguaggio, sono strutture metafisiche del reale, sono strutture trascendentali del pensiero, e così via. No, in base alla teoria dell'inferenza che si ha, ci consegna anche una teoria su che cosa sono le forme logiche, su perché le inferenze valgono in virtù delle forme logiche, ma la nozione di forma logica in questo serve semplicemente per dire che un'inferenza è valida. Quindi prima partiamo dalla teoria delle inferenze e poi con la nozione di forma logica esplicitiamo le inferenze che sono valide e i motivi per cui sono valide. Quindi vi proporrei di distinguere il ruolo espressivo delle forme logiche dal ruolo esplicativo della teoria delle inferenze. Questo diciamo per cominciare.
Lo schema della presentazione è più o meno questo. Prima guardiamo un pochino più in dettaglio la prospettiva espressivista, daremo la definizione di espressivismo logico. Passeremo brevemente, spero, dal contesto del differenzialismo normativo, e poi la parte che mi interessa di più sono queste ultime due, cioè considerare tre esempi di interpretazione del vocabolario logico in termini espressivisti e alcune conseguenze di questo approccio. Che vuol dire che una parte del linguaggio ha un ruolo espressivo? Questa è una citazione da Price, questo articolo del 90, Why Not? Si chiama. Questo dialogo, no, tra due soggetti. Uno dice: Fred è in cucina e parte per andare in cucina. L'altro dice: Aspetta, Fred è in giardino. E io dico: Sì, lo vedo, lo capisco, ma è anche in cucina, quindi vado là. E va. Non capisci? La cucina è libera da Fred. Io, lo è davvero? Ma c'è Fred, quindi questa è la cosa importante, quindi vai in cucina. Qual è il problema? È che quello che non riescono questi due personaggi a, il motivo per cui questi personaggi non riescono a intendersi è che manca a uno la negazione. La negazione serve per esprimere l'incompatibilità tra due contenuti. Questo semplicemente dovrebbe dire che Fred non è in cucina. Ma non avendo la negazione come risorsa espressiva, per dirlo nel linguaggio, non può farlo. Ora, l'idea di Price qui è dire: beh, abbiamo riconosciuto questo ruolo espressivo della negazione, il suo obiettivo polemico è Dammett, questo ruolo espressivo, cioè esprimere l'incompatibilità, in realtà è assolto, soddisfatto meglio da una negazione classica piuttosto che una negazione intuizionista. A noi qui non interessa troppo seguire, diciamo, il discorso di Price, ci interessa intanto cercare di capire che cosa vuol dire che un linguaggio ha delle risorse espressive. Cioè ci sono delle proprietà implicite nell'uso del linguaggio che senza certe risorse espressive non possono essere esplicitate nel linguaggio stesso. Attenzione, non vuol dire che c'è un'entità, la negazione, che ha bisogno di un'espressione del linguaggio per essere nominata. Quindi, se mai applicata, volete un tema wittgensteiniano, non è che c'è un'entità, la negazione, così come c'è un'entità, Fred, io devo nominare, ho bisogno dell'espressione Fred, dell'espressione not. Vuol dire appunto che c'è una proprietà implicita, in questo caso una proprietà che è rilevante per le inferenze, che attraverso certe risorse espressive può essere esplicitata, cioè questo contenuto implicito nel linguaggio può essere reso esplicito nel linguaggio stesso utilizzando le risorse espressive. Ok? Lassù non ci vedete, ma c'è scritto A mild version of logical expressivism. C'è quindi una versione leggera. Perché di nuovo? Perché la chiamo leggera? Perché, diciamo, in senso stretto l'espressivismo logico viene in un pacchetto con normativismo, con differenzialismo normativo. Quindi io vi propongo una versione che possa essere depurata e quindi eventualmente applicata anche fuori dall'differenzialismo normativo. E quindi più o meno la tesi, diciamo, centrale, quella che dicevo, il cuore della tesi espressivista, può essere definito in questo modo, caratterizzata in questo modo. Cioè l'idea che il vocabolario logico è caratterizzato dal ruolo espressivo di rendere esplicito nel linguaggio, di rendere esplicite nel linguaggio le proprietà delle inferenze tra i contenuti del vocabolario non logico. Cioè, il vocabolario non logico che ha dei contenuti. Il vocabolario logico permette di rendere esplicite le proprietà inferenziali che legano contenuti del vocabolario non logico nel linguaggio stesso. Vediamo qualche esempio di questa idea. Il caso paradigmatico, non vedrete nessun titolo delle slide, però il caso paradigmatico è l'esempio, no, vabbè, ve la racconto io, l'esempio di condizionale. Non è che sia particolarmente senso spettacolare. Però vabbè, non è perfetto, vabbè. Così, senz'altro ci sarà qualche cosa sotto che non vedete. Però siamo bene. Però adesso non va più. Devi dare un clic sul. Allora. Supponete che
nella nostra teoria dell'inferenza, B segue da A. Quindi l'inferenza da A, B è valida. Se io ho le risorse espressive del condizionale, posso dire nel linguaggio che l'inferenza da A, B è valida. Questa è l'idea, appunto, che il vocabolario logico abbia il ruolo espressivo di rendere esplicite le proprietà inferenziali, in questo caso tra A e B. Di nuovo, prima ho la teoria dell'inferenza, che mi dice che una certa inferenza è valida, rendo esplicita questo contenuto, il fatto che l'inferenza è valida, dentro il linguaggio stesso utilizzando il condizionale. Per esempio, si può considerare questa come un'applicazione dell'interpretazione dei condizionali in termini del test di Ramsey. L'idea che è un condizionale, che si ha giustificazione per un condizionale, si è giustificati a inferire il conseguente dato l'antecedente. Un paio di cose su questo esempio. Questo esempio non dice che il condizionale ha lo stesso contenuto della relazione di deduzione. Okay. Quello che ha lo stesso contenuto, cioè, teorema di deduzione, o anche questa espressione qui, è la validità del condizionale corrisponde alla deducibilità di B da A. Questa è un'espressione, sono entrambe espressioni, se volete, metalinguistiche. Il condizionale è un'espressione del linguaggio. Okay? Quindi ovviamente sarebbe sbagliato dire che il condizionale ha lo stesso contenuto della deducibilità. La deducibilità appartiene a un metalinguaggio e il condizionale è un'espressione del linguaggio stesso. Perché un'altra cosa importante è che non serve per forza per dire che diciamo, per dire che B segue da A, non serve per forza passare dai condizionali. Uno può utilizzare, per esempio, un metalinguaggio normativo e dire, per esempio, è corretto inferire B da A. Oppure, banalmente, un metalinguaggio semantico. La teoria dei modelli è conseguenza logica. Non c'è nessun modello in cui A sia vero in cui B è anche vero. Che differenza fa rendere esplicito quindi il contenuto nel linguaggio? La differenza è che una volta che io ho il contenuto del condizionale, io posso applicare le regole del mio calcolo a quel contenuto e produrre inferenze. Quindi utilizzare il contenuto espresso dal condizionale, che diventa un contenuto del linguaggio, e applicare le regole del linguaggio a quel contenuto, tirare fuori le inferenze che possono seguire da quel contenuto. Prego. Ma quindi, diciamo, è una nozione sintattica, cioè questo sta tornando singolo, ma non c'è differenza. Allora, è una nozione sintattica nel senso che è un contenuto, cioè che senz'altro il condizionale poi diventa una risorsa, diciamo, se vuoi, sintattica del linguaggio. Però non riguarda semplicemente, come dire, la struttura composizionale del linguaggio. Il punto qui è il contenuto Sì, di no, questo. nello specifico del test di Ramsey, Sì, anzi, io ok. sul sesso se si sta prendendo quello lì perché hai appunto un calcolo di Sì. quindi lì È quel sesso se sul calco, sì, si sul presuppone che calcolo, uno ma abbia un linguaggio più un calco, sì. Cioè, abbia un sistema logico complesso, quindi la velocità. scusa, io non ho capito se quella roba lì è la stessa cosa del metaforema di deduzione o è diversa e perché è diversa. Allora, questa idea qui corrisponde all'idea di definizione dei condizionali espressa dal test di Ramsey,
che è diversa, per esempio, dall'idea di definizione in termini di tavole di verità. Cioè si parte dall'inferenza e si ricava dal fatto che ci sia un'inferenza la validità del condizionale. La seconda osservazione che ho fatto, cioè il fatto che questo non corrisponde a tornello condizionale, è solo per dire che l'espressivismo non equipara direttamente il condizionale alla deducibilità, perché la deducibilità sta su un altro livello, non fa parte del linguaggio. Per esempio, il condizionale è un'espressione, è una formula del linguaggio. Cioè, questa non è una formula del linguaggio, il condizionale è una formula del linguaggio. L'idea è che questa interpretazione del condizionale dentro il linguaggio ci permette di applicare le regole del calcolo al contenuto che la inferenza da A a B sia una buona inferenza. Però mi chiedo se quella definizione là sopra, un calcolo in cui non valesse metà teorema di deduzione, sarebbe una certa problematica. Allora, no, bisognerebbe vedere perché non vale il teorema di deduzione, il metateorema di deduzione. Cioè uno può avere diciamo una pratica o una teoria dell'inferenza che stabilisce quali sono le inferenze valide, e poi può avere un condizionale che esprime le inferenze valide insieme ad altri operatori nel linguaggio che interagiscono ovviamente con quel contenuto e che però fanno sì che il metateorema di deduzione non vada. Per esempio perché non posso tirar fuori, in caso in cui non vale la monotricità, non posso tirar fuori l'antecedente del condizionale. Questo però dipende non solo dal fatto che il condizionale esprime, in questo senso, la deduzione, ma anche da altre proprietà inferenziali di quel caso, di quella teoria delle inferenze. Però certo, uno qui potrebbe, per essere più preciso, forse metterci un contesto, uno potrebbe mettere un gamma, qui, quindi gamma, tornello, condizionale A e B, se solo se gamma, virgola, tornello B. A quel punto ha la virgola e quindi il contesto e ha un elemento in più che caratterizza l'equivalenza al metalivello, al metalinguaggio, al metateorema. E quindi il metateorema non è valido solo in virtù del ruolo espressivo del condizionale, questo approccio, ma anche di come i contenuti si compongono. Sì. Un po' lo vedremo dopo nell'esempio. E ovviamente questo approccio può essere esteso, per esempio la negazione. Uno può dire appunto che la negazione dice nel linguaggio che c'è un contenuto, quello introdotto della negazione, che è incompatibile con A. Questo corrisponde più o meno all'idea della negazione minimale. Anche qui, utilizzando i contesti, forse questa idea risulta più comoda, però risulta più comoda comprenderla, però inserire i contesti complica i ruoli diciamo, inferenziali, quindi l'ho lasciati fuori. Però l'idea è semplicemente quella, che se c'è, diciamo, nella nostra base, se la nostra base contiene non A, allora A è incompatibile con quella base. E viceversa. Perché questa è una proprietà inferenziale? Perché mi serve per definire i controesempi, e quindi le inferenze che non vanno. Teniamo ferma questa idea, almeno poi ci lavoreremo guardando gli esempi, proviamo a... Ma vi dico velocemente queste due cose. Questa idea di espressione non è da confondersi con l'idea di dar voce, che è propria dell'espressivismo in metaetica, un'altra cosa. L'espressivismo in metaetica è un modo per intendere, per, diciamo, per
concepire il significato degli enunciati che riguardano i giudizi morali. E l'idea è che i giudizi morali non descrivono fatti, non descrivono stati interni, quindi nella prospettiva non cognitivista, il contenuto degli stati interni nella prospettiva non cognitivista, ma semplicemente dà voce ad attitudini. Se dico è sbagliato mangiare carne, io non sto descrivendo un fatto, non sto descrivendo il contenuto di uno stato interno, sto semplicemente dando voce a un'attitudine contro. Non c'entra nulla questo, perché non ha a che fare con l'inferenza, non ha a che fare con l'espressione delle proprietà inferenziali. È una cosa diversa anche dall'asserzione, questa è una citazione di un tentativo di Frege di fare un manuale di logica. L'idea di Frege è che appunto c'è un livello del giudizio in cui si riconosce un contenuto come vero, che è quello che conta dal punto di vista semantico e logico, e poi c'è l'atto di espressione, che è l'asserzione, che è semplicemente un atto linguistico che rende esplicito nel linguaggio il fatto che si è fatto il giudizio, l'atto intero. Perché non è la stessa cosa? Perché qui l'asserzione non c'entra nulla con il contenuto, è un passaggio alla pragmatica. Quindi il contenuto è definito dal contenuto di giudizio e il ruolo inferenziale è definito dal fatto che viene giudicato vero quel contenuto, e poi c'è in più l'espressione di questo contenuto nel linguaggio che ha finalità comunicative, ma che non c'entra nulla con il resto. Mentre invece l'idea dell'espressivismo logico è che rendere esplicito una proprietà inferenziale nel linguaggio poi permette di lavorare anche la proprietà inferenziale dentro il linguaggio stesso, quindi ha a che fare con i contenuti. Ok, appunto, siccome non tutti fanno colazione, caffè e make it explicit, riguardiamo un po' come è organizzato il modello normativo. Vi dico solo alcune delle cose che servono a noi, perché altrimenti... Però, insomma, alcuni elementi caratterizzanti. La base è la nozione dello spazio delle ragioni sellarziane, cioè essere soggetti razionali significa essere soggetti alla forza delle ragioni. Brandom applica questa idea in maniera discriminatoria per distinguere i soggetti che applicano concetti, contenuti concettuali, quindi in grado di applicare contenuti concettuali, da tutti gli altri tipi di fenomeni. Cioè, il pappagallo che viene addestrato a gracchiare rosso di fronte a cose rosse non applica contenuti concettuali. Perché? Perché non è in grado di inferire altri contenuti, di inferire le conseguenze della sua asserzione, né di giustificare la sua asserzione. Non è soggetto alle regole che governano l'applicazione del contenuto concettuale rosso. Non gioca al nostro stesso gioco linguistico, e vari sinonimi di questa idea. Noi altri, che invece siamo soggetti, diciamo, normativi, quando facciamo atti linguistici, siamo soggetti alla forza delle ragioni, rispondiamo alle regole che governano il contenuto, l'applicazione dei contenuti concettuali, e quindi prendiamo parte a pratiche normative, linguistiche normative, vere e proprie. E prendere parte a queste pratiche normative significa prendersi degli impegni, prendersi la responsabilità delle mosse che si fanno, e essere, diciamo così, autorizzati. Forse il problema dell'essere autorizzati alle mosse che si fanno. Di nuovo, se io dico rosso, affermo c'è una cosa rossa davanti a me, mi impegno anche a dire c'è una cosa colorata. È un impegno che mi prendo conseguentemente all'essere preso la responsabilità di dire c'è qualcosa di rosso davanti a me. In cosa consiste questo impegno? Di fatto consiste nell'essere disposti, essere tenuti a giustificare il proprio impegno. Mi chiede, ma
Perché affermi che c'è qualcosa di rosso davanti a te? Uno può dire, per esempio, perché ha una sensazione di rosso. Quindi, diciamo, l'impegno a giustificare le proprie mosse, e giustificazione delle proprie mosse consiste semplicemente nel fare altre mosse, dare altre ragioni. In effetti, diciamo, il livello minimo, la mossa minima che, secondo Grandom, caratterizza una pratica linguistica che vede l'applicazione del contenuto concettuale, è l'asserzione. Facendo un'asserzione, l'asserzione è la minima mossa, perché meno di un'asserzione non ci si può prendere degli impegni, e senza una mossa meno dell'asserzione non è possibile giustificare proprio. L'asserzione è la minima mossa che ci consente di prendersi impegni e rivendicare o dare titoli per i propri impegni. Il fatto che abbiamo impegni e titoli che vengono modificati con l'asserzione che facciamo è la base di quello che Brandom chiama il gioco del dare e ricevere ragioni. Il gioco del dare e ricevere ragioni è la base per l'applicazione dei contenuti concettuali. Solo chi sa prendere parte a questo gioco, diciamo, cioè questa pratica normativa, può essere considerato un soggetto che applica contenuti concettuali. E all'interno, prendendo parte di questa pratica, all'interno di questa pratica, ogni soggetto è caratterizzato da uno status normativo, che coincide, diciamo, con gli impegni che si è preso e i titoli, le autorizzazioni che ha a disposizione. E questo è appunto il punteggio che viene tenuto nella pratica dello scorekeeping. Questo è il tabellone che sta a Fenway Park a Boston, nella casa dei Red Sox, che è ancora operato manualmente. E l'idea dello scorekeeping viene da Lewis, Scorekeeping Language Games, e l'idea appunto è che ogni soggetto abbia un punteggio di impegni e titoli che lo caratterizza, che viene modificato dalle asserzioni che fa. Sì, determina lo status normativo. Sì, determina lo status normativo. E lo status, cioè, ti dice è giustificato o non giustificato. Ti dice che cosa puoi fare e che cosa sei tenuto a fare. E l'idea è che ogni partecipante alla pratica tiene il punteggio per sé e per gli altri, quindi determina. Facciamo qualche esempio brevemente. Appunto, supponiamo che io dica c'è qualcosa di rosso davanti a me, e prendo un impegno, e se nessuno me lo contesta ho anche titolo per l'impegno. Dire c'è qualcosa di rosso davanti a me mi impegna anche a dire che c'è qualcosa, al contenuto c'è qualcosa di colorato, mi impegna anche a giustificare il contenuto che c'è qualcosa di colorato. E d'altra parte, se io ho titolo a c'è qualcosa di rosso davanti a me, ho anche titolo a c'è qualcosa di colorato davanti a me. Okay? Quindi il titolo a c'è qualcosa di rosso comporta il titolo a c'è qualcosa di colorato, l'impegno a c'è qualcosa di rosso comporta l'impegno a c'è qualcosa di colorato. Supponete che però qualcuno mi contesti questo titolo a dire che c'è qualcosa di colorato. Allora io sono tenuto, siccome sono parlante razionale, che è in grado di applicare contenuti concettuali, sono tenuto a giustificare questo. Come faccio? Faccio altre asserzioni, mi prendo un altro impegno, per esempio. Ho una sensazione di rosso. Dire ho una sensazione di rosso, supponiamo, mi autorizza di nuovo a dire c'è qualcosa di rosso davanti a me, mi autorizza di nuovo a dire c'è anche qualcosa di rosso, quindi recuperato il mio. Poi posso continuare a fare asserzioni, posso dire c'è un papavero. Supponete che io però dica anche c'è una rosa davanti a me. Ora, questo esempio, dire c'è un papavero e dire c'è una rosa sono due contenuti incompatibili. Cioè, se io mi impegno a dire che c'è un papavero, non posso anche impegnarmi a dire che c'è una rosa. L'impegno a dire che c'è un papavero mi toglie il titolo a dire che c'è una rosa, e viceversa. Quindi supponiamo che io dica c'è una rosa, questo è incompatibile con il titolo a c'è un papavero, e ragionevolmente dovrò abbandonare uno dei due, supponiamo che abbandoni
l'impegno c'è un papà. Quindi vedete che il punteggio varia in base alle azioni che si fanno e alle regole del gioco cui si prende parte. Ovviamente le regole possono essere varie. Uno potrebbe dire, non è una buona regola quella che permette di giustificare c'è qualcosa di rosso davanti a me con una sensazione di rosso. Perché realismo in genere non è problema. Però, qualunque siano le regole del gioco, il gioco più o meno funziona così, il punteggio più o meno si tiene in questo modo. Il contenuto di un impegno e di un titolo in questo modello si può caratterizzare sulla base di come l'asserzione di quel contenuto cambia il punteggio. Come l'asserzione di quel contenuto interagisce con le regole. Se io asserisco appunto il contenuto c'è qualcosa di rosso, questo è in relazione con dei titoli, è in relazione con degli impegni. Alcune di queste relazioni preservano degli impegni, comportano altri impegni, alcune giustificano i titoli, alcune sono relazioni di incompatibilità. Quindi c'è un significato normativo per fare una mossa del gioco che dipende dalle relazioni che quella mossa ha con le altre mosse possibili in funzione delle regole del gioco. Cosa c'entra l'inferenza con questo? Queste relazioni possono essere rappresentate in termini di inferenze. Se io rappresento le relazioni in termini di inferenze, posso pensare di dare una definizione del contenuto, di un'asserzione, in termini del suo ruolo inferenziale, prendendo appunto le inferenze in cui compare una premessa e le inferenze in cui compare una conclusione. Ok? O no? Prego. Diciamo, quando parlavi degli impegni di largo, quando dici che vedo un colore di un certo tipo, e questo implica una cosa, però vuoi giustificare, no? Tipo C, giustifica questa cosa, diciamo, può portare a un'infinita serie di giustificazioni che devi dare in qualche modo, oppure diciamo le regole normative del gioco linguistico in cui sei collocato a un certo punto. La risposta semplice è dipende dal gioco linguistico, esattamente. Okay. E che però non è una buona risposta, nel senso che uno poi vorrebbe avere delle ragioni strutturali per dire certe regole le possiamo accettare, certe regole no. E questo è uno dei problemi grossi del modello di Brennan. Se voi leggete solo Make It Explicit, arrivate alla fine di Make It Explicit e vi ponete ancora questa domanda e non avete una risposta. Brennan dice, noi siamo soggetti normativi perché siamo parte, abitiamo lo spazio delle ragioni e quindi le regole vengono definite dentro questo spazio, che però non spiega ancora da dove vengono le norme. Se voi leggete anche Spirit of Trust, che sono altre 600 pagine, vedete l'idea complessiva di Brandon, cioè sostanzialmente c'è uno sviluppo espressivo, corrisponde in qualche modo a varie forme, allo sviluppo dello spirito nella fenomenologia di Hegel, lascerei parte tutta questa storia, che è la risposta sua, cioè sostanzialmente c'è una prospettiva idealista, oggettiva, che è quella che Habermas le ha contestato subito appena uscito Make It Explicit, cioè l'unica prospettiva che puoi ottenere è questa e non la puoi far cadere dall'alto, è esattamente quello che poi... Esatto, però Brandon per esempio contesta l'idea che, però questo è il problema, è interessante, contesta l'idea che il successo possa essere il criterio per determinare i contenuti e le pratiche delle pratiche, no? Perché dice il successo è sempre... sempre all'interno dell'inferenza logico. Esatto, questo è l'altro problema. Il gioco linguistico come lo utilizza, come
Spass, il, cioè per capirci alla Wittgenstein. Allora lui utilizza funzione al vero. Allora lo utilizza l'origine del diciamo del sì, il thread è quello là, quello wittgensteiniano, però con molte differenze in realtà. Perché solo parte dalla prima perché parte è un po' deboluccia. Esatto, perché scarica un minimo di orizzonte sarrianamente inteso. Quella è un'altra possibilità. A livello di semantica formale, tutta una serie di rotture a livello di certo, allora separiamo un paio di questioni. Una è la questione appunto di qual è il background che fonda le regole, no? Wittgensteinianamente sono le condizioni di verità. Husserlianamente, appunto, hegelianamente. Brandon si espone dal punto di vista hegeliano, e questa è una soluzione che ha diversi problemi, sostanzialmente, perché non ha problemi di leadismo, non c'è niente. Poi c'è l'altro problema che riguarda, diciamo così, qual è la differenza tra le regole che ho considerato adesso qui, che vi ho suggerito di considerare come rappresentabili in termini di differenze formali, e invece le regole che determinano differenze logicamente, sono cose diverse. Un conto sono differenze materiali, guarda il contenuto, e un conto sono differenze formali. E questo è un passaggio che ci porta alla considerazione dei vocabolari logici. E c'è tutta una parte che adesso salterei, io scorrerei velocemente, perché appunto non si potrebbe porre il problema, diciamo, quali sono gli insiemi di regole corrette? La nozione differenzialista c'è una risposta a questa domanda che riguarda la nozione di armonia. E questo è l'esempio di Prior. Se io ho queste due regole, posso generare sistemi, se io butto dentro queste regole un sistema logico, il sistema logico mi esplode, posso generare contraddizioni, quello che voglio, da A passo a B senza colpo ferire, senza problemi, senza giustificazione. Come risolvo questo problema? Andrò un po' veloce, faccio semplicemente riferimento perché non è una parte essenziale, semplicemente per collegarla a qualcuno che ha in mente questo problema. Principio di inversione di Lorentz. Questa è una formulazione molto generale di Sara Negri e Jan von Plato. Qualunque cosa segua dalle basi per asserire una proposizione deve anche seguire dalla proposizione stessa. Quindi, regole di introduzione, le regole di eliminazione non devono darci più di quello che giustifica l'introduzione di un operatore logico. In questo caso, nel caso di Tonk, questo non vale, perché la base per l'introduzione di Tonk è A, e eliminando Tonk io ottengo B, che non era nelle basi che mi avevano consentito di introdurre. Quindi il principio di inversione mi tira fuori, mi esclude da casi come quello di Tonk. Si dice che appunto quando le regole rispettano questo principio di inversione sono in armonia, questa è la terminologia di Lamm, per esempio. E potrei dire di applicare l'idea dell'armonia anche alle differenze materiali. Prendiamo il caso di Krukko, questo è un altro esempio di Lamm. Krukko mi permette di passare da X e tedesco a X e Krukko e poi, minando Krukko, da X e Krukko a X e Crudele. In un sistema in cui ci siano queste due regole, per esempio, questa regola qui diventa derivabile, che mi permette di fare inferenza da x e tedesco a x e crudele. E Dammett dice, se io ho una regola in armonia, questa situazione mi è esclusa e questo mi consente di dire, queste due regole non vanno inserite in un sistema che mi definì, diciamo, nello scorekeeping, se volete. Però Brandon dice, ma il motivo per cui questa regola non ci piace ha a che fare con la questione dell'armonia? Cioè è un problema strutturale delle inferenze? No, è un problema che riguarda altre credenze.
Quindi il motivo per cui in questo caso questa, diciamo, l'armonia non vale, quindi abbiamo casi di, diciamo, di non conservatività, è un problema perché non ci piace quella regola. Cioè nel nostro gioco linguistico non vogliamo quella regola. Ma questa è una decisione che spetta ai parlanti e agli scorekeepers. Ci sono dei casi in cui invece, diciamo, il fallimento della non conservatività, quindi il fallimento dell'armonia, produce delle regole che sono utili. Pensate per esempio nella scienza, casi in cui i concetti scientifici ci permettono di produrre più conseguenze di quelle, nei contenuti che ci hanno permesso di inserire. Quindi non possiamo dire, secondo Brandon, che la questione dell'armonia risolve, cioè imporre l'armonia risolve il problema di selezionare quali sono gli insiemi di regole corrette. Gli insiemi di regole corrette vanno definiti nei giochi linguistici stessi. Cioè, l'evoluzione dei giochi linguistici alla fine determina quali sono le regole che quella comunità ritiene corrette. E anche qui si ritorna al problema di prima. Però questo è collegato a un altro problema, perché se questo è vero per le inferenze materiali, non sembra che sia vero per le inferenze logiche. Quindi il caso dei vocabolari logici, diverso dai vocabolari non logici, è un caso speciale. Lì vale la conservatività. Perché vale la conservatività? Brandon ha una spiegazione per questo, che ci avvicina, diciamo, alla sua definizione di vocabolario logico. Secondo Brandon, i vocabolari logici sono tipi speciali di metavocabolari pragmatici. Cos'è un metavocabolario pragmatico? Supponete di avere una pratica, cioè quindi un insieme di regole che gli scorekeepers applicano e che determinano il contenuto di certe asserzioni. E appunto supponete che questa pratica, che prendere parte a questa pratica, sia sufficiente per essere considerati parlanti, no, di un certo vocabolario, cioè in grado di applicare contenuti concettuali di quel vocabolario in maniera corretta. Di nuovo, se il vocabolario è quello dei colori, prendere parte alla pratica che è sufficiente per questo vocabolario significa saper giustificare con report osservativi i colori, significa trarre le conseguenze dai colori, eccetera, eccetera. L'idea è sempre che appunto la base dei contenuti è il livello pragmatico, e poi questo livello pragmatico è sufficiente per considerare un parlante come applicante i contenuti concettuali di quel vocabolario. Supponete che però ci sia un altro vocabolario che non c'entra niente con il vocabolario dei colori, con il vocabolario che si considerava prima, il vocabolario oggetto, che però permette di specificare la pratica, cioè che ci permette di dire esplicitamente in cosa consiste prendere parte a questa pratica che è sufficiente per applicare questo vocabolario. Questo vocabolario qui, che specifica la pratica sufficiente per il vocabolario oggetto, è il metavocabolario pragmatico. Ci dice in che cosa consiste la pratica. Ci dà le risorse espressive per descrivere la pratica. Okay. Questa è la nozione di metavocabolario pragmatico in generale. Non è un vocabolario semantico. Questo vocabolario non parla dei contenuti del vocabolario oggetto. Parla delle pratiche che sono sufficienti per applicare i contenuti del vocabolario oggetto. Okay. Questo è il caso generale. Si diceva però che il vocabolario logico è un caso specifico, particolare, di metavocabolario pragmatico, per due caratteristiche. La prima è questa. La struttura qui è la stessa di prima, però ci è aggiunto un altro livello. In questo caso il nostro metavocabolario pragmatico non è un vocabolario a caso. È un vocabolario che a sua volta è sostenuto da un'altra pratica. Cioè, per utilizzare questo vocabolario bisogna essere in grado di prendere parte. E l'idea è che questa pratica qui, P2, sia uno sviluppo della prima pratica. Uno sviluppo algoritmico, un'elaborazione algoritmica.
qual è l'idea? Supponete, prendete le macchine di Turing. La macchina di Turing fa delle cose, sposta la testina, eccetera. Scrive, cancella. Queste sono azioni che sono descritte in questa pratica. La macchina di Turing sa fare anche addizione. Questa pratica di fare addizione non è la stessa pratica di spostare la testina, però è elaborata algoritmicamente da questo. Cioè, se io prendo le cose che si fanno in questa pratica e le oriento, le metto in un algoritmo, l'algoritmo mi consentirà di fare cose diverse che posso scrivere. Questa cosa qua poi... Cioè, posso svilupparla ancora ulteriormente, posso sviluppare, ma non è un regresso, lo sviluppo, perché diciamo la base è questa, e poi queste vabbè, qui non si parla di prestazioni. Diciamo, ovviamente non è ovvio che io possa elaborare una pratica dal punto di vista qui. Il caso delle macchine Turing è il caso, paradigma proprio, no? Però non è ovvio. Secondo Brandon, il caso del vocabolario logico, dopo lo vediamo, è un caso in cui effettivamente la pratica che serve per applicare il vocabolario logico può essere sviluppata da una pratica basilare. Però l'idea è questa qua, a questo livello, che i metavocabolari pragmatici possono essere elaborati a partire dalla pratica che specifica. Il metavocabolario pragmatico continua a specificare questa pratica, però la pratica che lo sorregge è sviluppata dalla pratica stessa che specifica. L'idea qual è? Che se c'è una pratica linguistica, utilizzare il vocabolario logico non ci fa uscire completamente dalla pratica linguistica. C'è uno sviluppo di quella pratica linguistica e ci permette di parlare della pratica linguistica stessa. Il principio era là, che sempre sì, in questo rimane sempre. Questo è, sì, questo rimane come base di tutta questa faccenda. Quindi metavocabolari pragmatici elaborati, e l'altro elemento è che non vengono elaborati da una pratica a caso, ma vengono elaborati dal minimo gioco del dare e ricevere ragione. Cioè, il gioco del dare e ricevere ragioni, secondo Brandon, vi dicevo prima, è il nucleo centrale di qualunque pratica discorsiva, dove vengono applicati i concetti. È contenuto il gioco da ricevere ragioni in qualunque altra pratica discorsiva. Il vocabolario logico è elaborato da questa pratica, cioè la pratica che sorregge il vocabolario logico è elaborata da questa pratica, e il vocabolario logico permette di specificare questa pratica. Questa è l'idea, cioè c'è una minima pratica del dare e ricevere ragioni, il nucleo che fa parte di ogni pratica concettuale, in questo senso è diverso da Wittgenstein, cui i giochi linguistici sono una cittadella medievale, tutti integrati, no? Per Brandon c'è un centro, il gioco del dare e ricevere ragioni. È la pratica minima da fare asserzioni, giustificare asserzioni, che poi è la base della caratterizzazione inferenzialista del significato. Il vocabolario logico è un vocabolario che permette di specificare, rendere esplicito cosa si fa in questa pratica, e però è legato a questa pratica, nel senso che fa parte di uno sviluppo, diciamo, la pratica che lo sorregge, che permette di applicarlo, fa parte di uno sviluppo del gioco del dare e ricevere ragione stesso. Guardiamo il caso dei condizionali, per esempio. Cosa si fa nel gioco di dare e ricevere ragione? Si fanno asserzioni di contenuti e si trattano mosse come corretto e scorretto. Quindi si fanno asserzioni, si fanno inferenze. Allora qual è l'idea? Che se io posso introdurre un contenuto dizionario che asserisco solo quando, se e solo se tratto un'inferenza in maniera corretta, io ho una pratica che ho sviluppato algoritmicamente dagli elementi minimi del gioco da ricevere. No, gli elementi minimi sono fare inferenze e fare asserzioni. Il condizionale è un contenuto che, un'asserzione che io faccio, solo se
reputo inferenza dell'antecedente conseguente corretto. Beh, quindi ho definito una nuova pratica a partire solo dalle risorse che sono. Però è una pratica che non è semplicemente adesso solo la pratica di dare ragioni, ma è una pratica di utilizzare condizionali. Questa mi consente di applicare i condizionali. I condizionali mi specificano la pratica da cui sono partito. Quando inserisco un condizionale, questo condizionale mi dice esattamente che ho fatto l'asserzione quando l'inferenza era corretta. Questa è più o meno l'idea. E se siete arrivati più o meno fin qui, siete più o meno oltre il 50% dei paper che vengono sottomessi in peer review su Brand. Quindi perché allora nel caso del vocabolario logico vale l'armonia? Perché il vocabolario logico non mi deve aggiungere contenuti, siccome mi serve per specificare, già dare e ricevere ragioni. Se il vocabolario logico mi permettesse di fare inferenze nuove, aggiungerebbe contenuto e non specificherebbe più giovane per ricevere ragioni, sarebbe un'aggiunta. E allora è bene che il vocabolario logico sia conservativo, non mi consenta di fare inferenze in più, di inferire contenuto nuovo. Questa è l'idea. E diciamo la collocazione dell'espressivismo logico dentro l'inferenzialismo logico. Adesso io proprio propongo una semplificazione di tutta questa idea. Cioè proviamo a uscire dall'inferenzialismo. Qual è il nucleo di nuovo di questo approccio, no? Di questa idea di sviluppare pratiche, di avere contenuti che vengono? Secondo me ci sono due elementi che più o meno esauriscono l'idea di base. L'idea è che da una parte ci sono delle pratiche inferenziali, cioè facciamo inferenze, e dall'altra l'idea che i vocabolari logici vengono elaborati per parlare di queste pratiche, cioè che queste pratiche di fare inferenze. Vocabolari che vengono resi disponibili dentro le pratiche stesse. Di nuovo, abbiamo la pratica del dare e ricevere ragioni, da questa sviluppiamo la pratica per fare vocabolari logici che ci consente di specificare che cosa si fa nel gioco del dare e ricevere ragioni. Quindi facciamo delle inferenze, e come le facciamo dipende ovviamente dalla nostra teoria dell'inferenza, e i vocabolari logici ci permettono di specificare le proprietà inferenziali che utilizziamo nelle nostre pratiche dentro le pratiche stesse, dentro i nostri calcoli stessi, dentro i nostri sistemi logici stessi. Di nuovo, ovviamente il punto che riguarda l'espressivismo logico è solo il secondo. Il primo dipende dalla teoria dell'inferenza che abbiamo. Ovviamente, se cambiamo la teoria dell'inferenza, invece di essere inferenzialisti normativi, siamo appunto rappresentazionalisti della Wittgenstein, spiegheremo in maniera diversa che cosa vuol dire prendere parte alle pratiche inferenziali, che cosa giustifica il nostro fare inferenze. E anche che cosa vuol dire se volete sviluppare forme logiche. Però, non di meno, i vocabolari logici possono essere interpretati come ciò che rende esplicito ciò che facciamo nelle pratiche inferenziali, il motivo per cui applichiamo le regole inferenziali in un certo modo. Quindi la strategia espressivista è più o meno questa: delegare alla teoria dell'inferenza la spiegazione delle inferenze e provare a spiegare il ruolo del vocabolario logico come esplicitazione delle proprietà inferenziali. Bene, nel tempo che mi rimane vorrei provare a vedere un po' di esempi. Dubbi per ora che possiamo, visto che abbiamo cominciato, che si possono provare a risolvere prima di considerare le applicazioni? Dubbi specifici, ovviamente. Dubbi generali, immagino. Ma non è più essenziale. Ok, allora proviamo a vedere un po' di applicazioni. La prima è l'ideografia di Frege. E l'esempio, diciamo, che poi anche da cui Brandon parte, se volete.
c'è tutta una diatriba sul fatto, sulla questione se Frege sia o no inferenzialista. Random ovviamente lo inquadra subito nei ranghi, però insomma ci sono dei dubbi legittimi sul fatto che Frege sia un inferenzialista, soprattutto se sia un inferenzialista normativo. Mossi per esempio anche da Leva Picard. Io condivido un po' di questi dubbi, però penso ci siano delle buone ragioni per dire che invece si può considerare un espressivista. Nella Begriff Shift, lui quando definisce contenuto concettuale, no? E il modo in cui esprime questo contenuto concettuale nella notazione, lui ripete spesso che ha provato a escludere tutto ciò che non riguarda l'inferenza, tutte le proprietà che non riguardano l'inferenza, no? Per esempio la relazione soggetto-predicato, cose del genere. Però poi c'è ancora in maniera più diretta nell'articolo la logica calcolistica di Boole e l'ideografia. Lui dice cose di questo tipo. Ho cercato di fare in modo, più possibile, di tradurre in formule tutto ciò che può anche essere espresso verbalmente come una regola di inferenza. Questo sembra suggerire che Frege in qualche modo vada in questa direzione. Di nuovo, lasciando stare la questione dell'inferenzialismo normativo, avendo una teoria dell'inferenza, provare a esprimere dentro le formule che cosa vuol dire fare, applicare delle regole di inferenza. Qual è il problema di provare ad applicare la strategia espressivista a Frege? E Frege non sofferma quasi mai sul definire una teoria dell'inferenza in maniera esplicita, molto più interessato appunto a definire le regole del calcolo piuttosto che dire perché le regole valgono. Però è facile estrapolare la teoria dell'inferenza di Frege, anche solo dalle biografie. Nelle biografie, lo sapete, c'è una sola regola, c'è il modus ponens. Andare a vedere com'è che Frege applica la regola e perché dice che la regola vale. La regola vale, secondo Frege, perché non è possibile giudicare un condizionale e l'antecedente senza anche giudicare il conseguente. Questo è quello che ci dice nell'ideografia. Giudicare, di nuovo, vuol dire riconoscere come è vero. Perché non è possibile? Frege, quando parla di possibilità nell'ideografia, in realtà ha in mente, se vi ricordate, le permutazioni di asserzioni e denials, dinieghi, non voglio dire negazioni, ma insomma, sono queste, no, ha affermato, affermato, eccetera, eccetera. Perché non è possibile? Perché giudicare come è vero il condizionale, giudicare come è vero l'antecedente, esclude, no, tutte le permutazioni che non sono il caso in cui anche il conseguente vale. Quindi non c'è nessuna possibilità, ovviamente Frege non ha in mente i modelli, però ha in mente le permutazioni. Però l'idea è sempre quella, niente di strano. Ora, rispetto a questa teoria dell'inferenza, Frege ha tre tre necessità espressive almeno. La prima è esprimere che un contenuto valga. La seconda, che un contenuto deve valere se non altro vale. E la terza, poi ovviamente ci torniamo, che un contenuto non può valere se non altro vale. Perché serve dire queste cose perché è solo quando un contenuto vale che esclude alcune delle permutazioni, esclude alcuni dei casi. Quindi è solo quando un contenuto vale che ci si può chiedere che cos'altro valga quando vale quel contenuto. Quindi l'idea di Frege che solo dal segno di giudizio si possono fare inferenze, perché solo quando si giudica vero, quindi si considera che un contenuto vale, che alcuni altri contenuti non valgono e quindi si può stabilire che cos'altro segue. Altra cosa è stabilire che cos'altro segue. Date che ci sono delle permutazioni, sono rese possibili da un giudizio,
quali altre permutazioni, quali altri casi sono, quali altri contenuti in quei casi devono valere. L'altro caso, di nuovo, è quello che si diceva prima, la possibilità di costruire controesempi. Che cosa non può valere se vale un contenuto? Che cosa quel contenuto esclude? E questo mi consente appunto di dire che l'inferenza non vale. Se c'è un contenuto che è compatibile con la premessa e è incompatibile con la conclusione, cioè che può valere insieme alla premessa, può valere insieme alla conclusione, l'inferenza non vale. C'è un caso in cui, un controesempio, in cui l'inferenza non vale. Quindi l'inferenza non è uguale. E queste ovviamente sono, diciamo, corrispondono, se vi ricordate, ovviamente ai segni che introduce il calcolo posizionale, segno di giudizio, segno di condizionale e la negazione. Una cosa che poi riprenderemo fra 2 secondi è il fatto che, appunto, Frege distingue tra segno di giudizio e segno di asserzione, scusate, segno di contenuto. E ci dice appunto che a volte serve utilizzare il segno di contenuto perché in alcuni casi i contenuti non vengono asseriti. In alcuni casi sono esattamente i casi in cui vengono utilizzati gli altri due segni, il segno di condizionale, di implicazione e il segno di negazione. Questo ci torniamo, lo lascio lì perché ci torniamo dopo. Il segno condizionale viene introdotto nel paragrafo 75, è lì che Frege ricorda, no, le permutazioni che abbiamo visto prima. E dice appunto che questo caso qui corrisponde alla negazione della permutazione in cui vale l'antecedente e non vale il conseguente. E Frege dice: non è necessario. Cioè, questa scelta, dice, perché tra le varie permutazioni ho scelto proprio questa caso? Perché ho dato proprio questa definizione? Dice, dal punto di vista del calcolo non è un grosso problema, potevo prenderne anche qualche altra combinazione, sappiamo. Le possibili funzioni di verità a due valori sono semplici. Perché Frege fa proprio questa scelta? Piuttosto che un'altra. No? Dal punto di vista del calcolo avrei potuto prendere qualche altra combinazione, sempre quella combinazione avrebbe escluso dei casi, detto cosa vale e cosa deve valere sulla base dei casi possibili. Frege, in alcune situazioni, per esempio nella big shift, dice perché torna bene con l'inferenza. Funziona bene. Però, sempre nell'articolo di cui si diceva prima, la logica calcolistica, aggiunge anche quest'altra affermazione che è interessante. Dice: il suo contenuto ha una affinità stretta con l'importante relazione di base e conseguenza. Qual è l'affinità stretta? Che le condizioni di verità, se volete, no? Le condizioni sono della definizione del condizionale sono esattamente quelle della teoria delle inferenze. Quindi c'è una ragione espressiva, potrebbe dire, che giustifica questa spiegazione, questa scelta di definizione. Sì, Frege avrebbe potuto utilizzare qualunque delle altre funzioni di verità possibili, ma non tutte hanno una funzione espressiva. Questa c'era. E Frege fa questa scelta. Il caso della negazione, quello che dicevamo prima, serve per esprimere, diciamo, i casi in cui ci sono i contraesempi, i casi in cui un contenuto non deve valere, non può valere se un altro se non vale. Qui ritorniamo alla cosa che avevo messo in pausa prima, cioè il fatto che ci sono dei casi in cui bisogna utilizzare il segno di giudizio e casi in cui bisogna utilizzare il segno di contenuto. Perché uno potrebbe dire, ma ci potrebbe essere un altro modo per esprimere il fatto che un contenuto è incompatibile con un altro, se un contenuto non vale. Uno potrebbe, per esempio, invece che utilizzare contenuti negativi, potrebbe utilizzare giudizi negativi. Quindi introdurre un altro segno di giudizio, non positivo, ma un segno di giudizio negativo. Ora, Frege, quando poi mette a fuoco insomma, la sua semantica, la nozione di senso di riferimento, sarà esplicito e dirà: un giudizio è già una scelta tra due pensieri opposti.
presupponendo appunto che ci siano contenuti e contenuti negativi. Però nella big shift questa cosa ancora non è chiara, quindi perché non passare, non scegliere l'altra opzione? Frege dice che l'altra opzione appunto non ha senso. La sua risposta ufficiale, quella che prendiamo rispetto a quello che lui diciamo, all'interpretazione del suo percorso, è che il segno di giudizio in realtà ha un ruolo strano dal punto di vista del calcolo. Non ci sono regole per il segno di giudizio. Non può essere iterato in particolare, no? Non è che posso aggiungere un segno di giudizio davanti al segno di giudizio. Il segno di giudizio lo posso aggiungere solo davanti al segno di contenuto. E siccome le negazioni invece possono essere iterate, se io ho una teoria sul significato della negazione basata sui segni di giudizio negativi, questa mi impedisce di rendere conto dei casi in cui le negazioni sono iterate, sono dentro altri contenuti. Torno. Qual è la ragione? La ragione è che siccome i segni di giudizio si mettono davanti ai contenuti, il segno di giudizio non può essere iterato, si mette solo davanti ai contenuti, perché il segno di giudizio è giudicare un contenuto vero. No? Quindi no? Se, è l'atto di giudicare un contenuto vero. Non ha, cioè non c'è un atto di giudicare un atto vero. Non lo sareste diciamo, ma state giudicando un atto vero. Sì. No? Se io analizzassi la negazione a questo livello, avrei un ritenere un contenuto falso, una roba del genere. Però siccome io dovrei rendere conto delle negazioni, le negazioni stanno dentro, sono iterate dentro i contenuti, cioè può essere per esempio come conseguenza di un condizionale, una cosa del genere, e io non posso mettere, cioè non posso comporre i giudizi, i segni di giudizio, allora sarei impossibilitato a dare una spiegazione del significato della negazione quando la negazione è embedded dentro un altro contenuto. Questa è la spiegazione di Frege. Però io suggerirei che c'è anche una ragione espressiva che ovviamente Frege non menziona, quindi non gli possiamo attribuire, però è significativo rispetto a questo quadro. Cioè che se noi mettiamo la negazione a livello del giudizio, quindi come giudizio negativo, l'opposizione tra giudizio negativo e positivo rimane implicita in quello che facciamo, non è più esplicita come contenuto del linguaggio. Dal punto di vista espressivo c'è un implicito in più dentro il linguaggio, cioè l'opposizione tra giudizi positivi e giudizi negativi non è più espressa come un contenuto, non è espressa come un contenuto, sta fuori. E in effetti questo fatto che non ci siano regole per il contenuto di giudizio, che i giudizi non possono essere iterati, fa vedere che la risorsa espressiva di dire che un contenuto vale rispetto alle altre, nell'ideografia di Frege viene trattata su un piano diverso. Non viene trattata su un piano del linguaggio, dove poi si applicano le regole differenziali, come le altre contenuti. Viene trattata da un piano metalinguistico. Di che cosa si asserisce, può asserire, di cosa non si può asserire. E diventa effettivamente un livello, se volete, pragmatico, se non da quell'interpretazione di giudizio di Frege. Il punto è che non sta a livello del linguaggio, cioè delle regole del linguaggio dell'ideografia. Sta su un livello diverso. Questo è un punto interessante perché sottolinea che, diciamo, quando si adotta la prospettiva, diciamo, strategia espressivista, non è importante solo, cioè, diciamo, il senso, il valore, non riguarda solo che cosa viene reso esplicito, ma anche il fatto che una volta che viene reso esplicito, poi quello diventa un contenuto nel linguaggio e ci si possono applicare le regole del linguaggio. Volete termini inferenzialisti, normativi, le regole del gioco linguistico diventano discutibili dentro il gioco linguistico stesso. Però in generale l'idea è che posso parlare delle proprietà inferenziali dentro il linguaggio stesso. E questo mi consente non solo, come dire, di avere dei contenuti con quelle proprietà, ma di derivare le conseguenze di quelle proprietà dentro il linguaggio stesso. Cioè gli strumenti del mio calcolo mi permettono di derivare le conseguenze del fatto che certe proprietà valgono o non valgono.
Il secondo caso che vi volevo presentare è il calcolo dei sequenti. Forse a questo punto non avete molta, non vi sorprende. Calcolo dei sequenti introdotto da Gensen, come lui dichiara, perché diciamo, non riusciva a derivare, a dimostrare la normalizzazione nel caso classico. Poi ovviamente i risultati successivi di normalizzazione hanno mostrato che non è che ci fossero diciamo, limitazioni espressive per la deduzione naturale. Quindi non è che le forme logiche della deduzione naturale avessero dei limiti dal punto di vista della, della possibilità di essere normalizzate. Però la, diciamo, il valore espressivo del calcolo dei sequenti non risulta solo dal fatto che nel calcolo dei sequenti, diciamo, il problema della sottoformula viene, cioè, ha una formulazione chiara come limitazione del taglio. Dal punto di vista espressivo, questa è una cosa riconosciuta, il valore del calcolo dei sequenti ha a che fare con il fatto che parla delle, permette di parlare della relazione di deducibilità e deduzione. Questa è la famosa citazione di Prawitz che ci dice che il calcolo dei sequenti può essere compreso come un metacalcolo per la relazione di deducibilità e deduzione naturale. Cosa intende qui Prawitz con questa idea del metacalcolo? Lui inventa un'idea precisa, cioè che le regole del calcolo dei sequenti sono istruzioni per costruire dimostrazioni in deduzione naturale. In particolare, le regole a destra ci consentono di trasformare, di sviluppare una dimostrazione di deduzione naturale verso il basso, cioè con regole di introduzione. E le regole, diciamo, a sinistra, ci consentono invece di far vedere come una certa dimostrazione di deduzione naturale è il prodotto di uno sviluppo dall'alto. E infatti corrispondono alle regole di eliminazione. Questo, diciamo, è il modo in cui tipicamente la nozione di diciamo, la relazione tra calcoli sequenti e deduzione naturale viene intesa. Cioè con l'idea appunto che i sequenti ci permettono di esprimere, rendere esplicite deduzioni relazioni di deducibilità. Io quello che vorrei farvi vedere, su cui vorrei farvi riflettere però, è che c'è una differenza dal punto di vista espressivista, più profonda di questo. Cioè, si può vedere forse in questo modo. Le regole della deduzione naturale ci consentono di trasformare contenuti in contenuti. Cioè, se voi fate una dimostrazione di deduzione naturale, partite da dei contenuti, applicate le regole, li trasformano contenuti in contenuti fino ad arrivare alla conclusione. Le regole del calcolo eseguente non trasformano contenuti in contenuti. Se un sequente esprime una relazione di deducibilità in deduzione naturale, le regole del calcolo sequenti non mi trasformano contenuti in contenuti, trasformano prove in prove, dimostrazioni in dimostrazioni. Ora, questo uno potrebbe dire sì, ma appunto, se lo consideriamo rispetto non tanto alla deduzione, ma ai condizionali, questo lo vediamo. Una regola, di nuovo, per esempio, dell'eliminazione condizionale trasforma dei contenuti in contenuti. Una regola corrispondente nel calcolo dei sequenti li trasforma prove in prove. Questo ci dice che se questa è una prova e questa è una prova, anche questa no. Questa dice che se questo è un contenuto e questo è un contenuto, anche questo che vale. Ora, l'obiezione ovvia qui è, cioè, Gensen, quando parla del significato informale dei sequenti, dice, provate a considerarli come un condizionale, cui
diciamo, la sequenza a sinistra, la formula a sinistra del sequente sono congiunzione delle formule, le formule a destra del sequente sono la disgiunzione. E in realtà anche Hertz, Gens fa riferimento, quando introduce calcoli sequenti, dice una cosa del genere. Messo che siano sequenti quelli di Hertz, cioè Satz, sue proposizioni, Hertz dice, prendete le mie proposizioni come fossero implicazioni alla RAS. E è vero che un sequente informalmente può essere visto come espressione di un nesso di condizione, no? Condizionale. Però è anche vero che un sequente nel calcolo dei sequenti non viene utilizzato come condizione. Le regole che si applicano alla sequente non sono le regole che si applicano al condizionale. I sequenti non possono essere iterati, eccetera, eccetera. La differenza nel calcolo dei sequenti è che ci sono delle regole, però, che trasformano sequenti in sequenti. Di nuovo, sono regole che trasformano prove in prove, se attribuiamo questo ruolo espressivo ai sequenti. E di nuovo, sono regole che ci permettono di operare, tirare fuori delle conseguenze rispetto a un contenuto espressivo. Il fatto che l'inferenza di deduzione naturale da A e B è una buona inferenza. Questa cosa si vede anche confrontando i casi della, diciamo, delle prove di normalizzazione con le prove di limitazione del taglio. Perché? Una prova di normalizzazione, in genere questi sono trattati come risultati equivalenti, perché ci consentono di dimostrare proprietà del sottoforma, di dimostrare la coerenza. E tra l'altro lo fanno anche in maniera simile, nel senso che ci dicono che certe prove possono essere ridotte o sono equivalenti a certe altre. Però non bisogna dimenticarsi, secondo me, che in realtà i risultati di normalizzazione e di eliminazione del taglio dicono cose diverse in maniera completamente diversa. Le prove del calcolo, questo è un caso di vettor conversion, in italiano si dice, conversione del vettor conversion, nel caso del condizionale. L'idea della normalizzazione è, se io parto da delle premesse, applico una regola di introduzione, subito dopo una regola di eliminazione, ho, diciamo, un giro a vuoto, un detour a vuoto. Posso tranquillamente passare dalle premesse alla conclusione di questa doppia applicazione in maniera diretta. E ho una prova in forma normale. Questa è un'espressione brutale del processo di normalizzazione, per capirsi. Allora, qual è il punto? Le regole del calcolo in deduzione naturale trasformano contenuti in contenuti e ci dicono che se io ho una procedura che mi consente di passare da delle premesse a delle conclusioni applicando certe regole, questa procedura è equivalente a un'altra procedura, passare dalle stesse premesse alle stesse conclusioni applicando regole diverse. Cioè ci dice questo risultato che nel fare questa dimostrazione qui, in realtà sto facendo questa dimostrazione qui. L'eliminazione del taglio ci dice qualcosa di diverso. Le regole del calcolo sequenti già trasformano prove in prove nella lettura espressivista. Allora, l'eliminazione del taglio ci dice che una prova che è tale perché è stata trasformata utilizzando la regola del taglio, è una prova che è tale anche senza trasformarla attraverso la regola del taglio, che mi fa perdere contenuti. Cioè, l'eliminazione del taglio ci dice che, mostra che dire che questa è una prova, ottenuta tramite l'eliminazione del taglio, equivale a dire che questa è una prova senza che il sistema contenga l'eliminazione del taglio. Non voglio dire che questa sia una lettura espressivista dell'ammissibilità del taglio, però la differenza è che questo è una dimensione esplicita, cioè ci dice che questa è una prova, e questa invece è una dimensione implicita. Si fa una prova, in un certo modo ci dice che fare questa prova è equivalente a fare questa. Questo ci dice che
questo contenuto, cioè che questa è una prova, è equivalente a questo contenuto, che questa è una prova, cioè che questo contenuto è ottenuto utilizzando il taglio, qui c'è ovviamente un assioma, diciamo il seguente di sinistra è un assioma, quindi il caso è semplice, si riduce semplicemente per indebolimento. Qui ottengo lo stesso contenuto, quindi posso affermare lo stesso contenuto senza essere passato dal taglio. Quindi, in questo senso, i sequenti hanno un vantaggio espressivo rispetto alla deduzione naturale, nel senso che ci permettono di parlare direttamente delle prove, utilizzare le prove come oggetto, contenuto delle formule del nostro linguaggio. Questo forse è un senso diverso da quello di cui parlava Enrico la settimana scorsa, in termini di type theory. Però appunto, siccome l'ho chiesto a lui, adesso non vi spiego perché, perché anche io ho da mettere in chiaro esattamente il senso della faccenda. L'altro esempio, l'ultimo esempio che voglio farvi, è il caso della display logic di Bell. Non so se questa siete familiari o meno. Di fatto questo è veramente uno sviluppo espressivo, cioè viene presentato come uno sviluppo espressivo del calcolo sequenziale. Qui abbiamo sequenti che invece di essere sequenti di formule, sono sequenti di struttura, cioè x e y sono delle strutture costruite applicando degli operatori strutturali a partire da delle formule, cioè essere atomi o complessi. E la cosa interessante qui è che il modo in cui sono costruite queste strutture determina le proprietà degli operatori logici. Per proprietà intendo proprio che sia una negazione intuizionista, che sia una negazione classica. La logica strutturale, per esempio, ci fa vedere che le proprietà degli operatori logici dipendono dal modo in cui sono trattate le sequenze. Ora, ovviamente anche il calcolo sequenziale ha delle regole strutturali, come sapete. E in questo senso uno può pensare che la display logic sia, viene presentata così, giustamente, sia uno sviluppo di queste idee, delle regole strutturali già presenti nel calcolo sequenziale. Perché uno sviluppo? Beh, possiamo dire questo, ora qui riassumo un po', va. L'idea è questa. Belknap si può dire, nota che nel modo in cui vengono trattate le strutture, diciamo, di sequen nei sequenti, le strutture di formule seguenti, ci sono delle cose che vengono fatte implicitamente e che hanno però una ricaduta, hanno delle conseguenze, hanno un'importanza per le inferenze, quindi hanno delle proprietà inferenziali rilevanti, quello che sono implicite. Per esempio, le sequenze possono occorrere seguente o come antecedenti o come conseguenti. E questo ha, diciamo, un impatto inferenziale diverso. Parla di polarità, polarità positiva se compare nell'antecedente, polarità negativa se compare nella conseguente. Le sequenze possono raggruppare formule insieme come contenuti unici attraverso la via. E anche questo ha un significato diverso perché sequenze caratterizzate trattate insieme se occorrono nell'antecedente, quindi con polarità positiva, sono trattate come congiunzione. Se occorrono nel conseguente, con polarità negativa, sono trattate come disgiunzione. E poi le sequenze possono essere vuote. Sequenze vuote, anche quelle possono occorrere sinistra a destra, in base alla polarità, indicare il vero e il falso. Il calcolo seguente. E nella display logic, Belknap introduce degli operatori per lavorare su queste proprietà, per rendere esplicito il modo in cui trattiamo queste proprietà nella gestione delle sequenze. In particolare, nella sua formulazione della display logic c'è un connettivo unario che inverte la polarità, c'è un connettivo binario che fonde insieme, quindi sostituisce la virgola, fonde insieme le sequenze in congiunzione e disgiunzione in base alla polarità. E poi c'è un connettivo a zero posti, diciamo, per esprimere il vero e il falso, corrisponde al caso delle sequenze vuote. La struttura è più o meno questa. Un po' di contesto anche qui, perché
cosa serve la display logic a Bell? Bell fa un problema con l'eliminazione del taglio nella logica rilevante. Nella logica rilevante il problema è che l'eliminazione del taglio in maniera, diciamo, le dimostrazioni standard non funzionano, perché in genere il taglio che viene eliminato è una forma di mix in cui ci sono i contesti. E in particolare, siccome nella premessa qua c'è il secondo seguente, c'è un contesto, le logiche sottostrutturali, in genere, in particolare la logica rilevante, il mix è una forma di taglio che non è valida. Perché sostanzialmente non si può dire logica rilevante, logiche sottostrutturali, che è un modello di A e teta è anche, diciamo, la congiunzione dei modelli di A e dei modelli di teta. Quindi il mix non vale. E il problema è che come si fa a eliminare il taglio nella versione minima, in cui non ci sono i contesti. Nelle dimostrazioni standard questo non succede. Soluzione di Bernard è in due step. Prima introduce delle regole definisce delle regole di introduzione per gli operatori che le aggancia, per gli operatori logici, che le aggancia al comportamento degli operatori strutturali. In questo modo noi sappiamo che il condizionale è agganciato all'operatore strutturale e non alla virgola. E poi dà delle regole per gli operatori strutturali, display rules, veramente siamo arrivati, però, che sono reversibili. Se ci fate caso, senza stare a vedere, questo è un esempio, se posso, altre formulazioni della display logic danno display rule diverse, ma l'idea qual è? Che se io applico queste regole, ho sempre la possibilità di mostrare una formula che sta dentro una struttura come o l'antecedente da solo o il conseguente da solo. Se ho una struttura anche complessa, posso mostrare display una formula o come singolo antecedente o come singolo conseguente. Questa è l'idea. Se io ho singoli antecedenti, sempre possibilità di mettere singoli antecedenti e singoli conseguenti, io posso evitare che qui ci siano contesti. Perché se trovo un contesto qui, trovo una formula cui devo applicare il taglio che ha un contesto, il contesto applicando una delle display rule lo mando di là, mostro la formula del taglio che mi serve e applico il taglio, sì, normale. E in questo modo posso, diciamo, operare per eliminare il cut normale. Questo è l'obiettivo di Belknap. Nel farlo però, Belknap sviluppa le risorse espressive del calcolo seguente e ci permette di parlare delle strutture, esplicitare le strutture, di soprattutto, come si diceva prima, questa è la cosa interessante, introdurre delle regole per operare. Cioè, se le strutture determinano le inferenze che sono valide quando compaiono delle formule con gli operatori logici, la validità di queste inferenze dipende da certe proprietà di come sono composte le strutture. Questo che poi ci dicono le regole di introduzione. La display logic non solo ci mostra le formule in maniera atomica, ma ci permette di esprimere come contenuti le proprietà di costruzione delle inferenze, delle strutture, e quindi di poi lavorare dal punto di vista inferenziale su queste strutture stesse. C'è un vantaggio. Ah, è quasi finito. Vabbè, questo ci scorro velocemente. Bernard ci dice, dal punto di vista inferenzialista, la possibilità di avere come conseguente o come antecedente delle formule atomiche, delle formule singole, scusate, c'è anche un composto, c'è anche un condizionale, un'azione, però sono singole, ripulisce la definizione inferenziale del contenuto delle formule. Perché se una definizione del contenuto differenziale, quella dicevamo prima, ce l'ho sempre solo in formule che occorrono in contesti,
Il ruolo inferenziale che definisco è il ruolo della formula, dell'operatore che compare nella formula, e del contesto, cioè della struttura in cui compare. Se io elimino la struttura e ho solo la formula, ottengo una definizione più pulita, più precisa di controllo differenziale. Solo il controllo differenziale della formula. Però la cosa interessante invece è più generale, se volete, dal punto di vista espressivo, cioè il fatto che posso direttamente parlare delle strutture e posso applicare delle regole alle strutture per manipolare il modo in cui le strutture sono realizzate e di nuovo produrre delle inferenze da questi contenuti che ho esplicitato così. La display logic è una roba molto potente, forse ancora più potente degli ipersequenti. E in display logic effettivamente si possono esprimere tante logiche strutturali, logiche diverse. E c'è un problema con questa deriva che riguarda il fatto che per più diciamo diversità voglio tenere insieme lo stesso frame, più ho bisogno di esprimere proprietà inferenziali diverse, quindi più ho bisogno di operatori strutturali per esprimere proprietà inferenziali. Arriva un punto in cui il numero di operatori strutturali è così grosso, così elevato, che si perde la differenza, il confine tra la logica e il calcolo, che ha tutti questi operatori, la semantica algebrica del calcolo. E quindi una volta che si passa alla semantica algebrica si perde il valore espressivista di avere dei contenuti su cui posso operare nel calcolo. Passo al metalinguaggio della semantica algebrica, quindi non è più un livello espressivista in questo senso. Okay, questi erano tre esempi, possono essere più o meno chiari sulla base della familiarità che avete con il modello, con i calcoli. Concludere velocemente con alcune conseguenze di questo approccio. La prima è questa. Noi abbiamo considerato in questi esempi il ruolo espressivo in relazione a dei risultati che poi hanno un valore più teoretico. Di nuovo, l'eliminazione del taglio, la degree shift, la possibilità di fare dimostrazioni, eccetera, eccetera. Sarebbe suggestivo dire, il valore proof teoretico dipende dal valore espressivo. Però questa non è una cosa che sostengo o che suggerisco. Questa cosa. Di tutti i casi che abbiamo visto, sono casi in cui c'era un problema, proof teoretico se volete, perché il problema era quello di avere dimostrazioni rigorose, per Gens era quello di dimostrare la coerenza, per Belknap l'eliminazione del taglio, nella logica rilevante. Vengono sviluppate le risorse espressive, ma la soluzione del problema non consiste nelle risorse espressive, nello sviluppo delle risorse espressive. Per Frege la soluzione del problema consiste nell'eliminazione dei processi mentali dalle inferenze, no? Eliminiamo l'intuizione, il ricorso all'intuizione. Per Gensen consiste nel garantire la sottoforma, garantire il principio di inversione. Per Belknap consiste la soluzione nel consentire l'eliminazione del taglio semplice. Di nuovo, magari le risorse espressive consentono di individuare quali sono le proprietà inferenziali che poi portano alla soluzione, ma non sono la soluzione di per sé. Quindi non è che l'espressivismo logico di per sé produce un vantaggio dal punto di vista proof teoretico, come risultato in sé. Questa è una cosa secondo me da tenere in considerazione. La seconda è qui velocemente. Per come vi ho presentato questi esempi, sembrava ci fosse una progressione espressiva, no? Nella veloce sorte progressiva dell'espressivismo logico. Cioè, prima si parte dal problema, si risolve il problema, poi c'è un altro problema, si sviluppa una risorsa migliore, così via. Per cui si parte appunto dall'idea che c'è una pratica implicita. Introduciamo le risorse espressive per rendere esplicito nel linguaggio che i contenuti hanno delle relazioni differenziali. Abbiamo i linguaggi proposizionali.
Però questo lascia ancora implicito che come si passa da un contenuto all'altro, no? Allora introduciamo i seguenti per dire esplicitamente che alcuni passaggi, alcune trasformazioni sono buone inferenze, lo diciamo esplicitamente nel linguaggio. Rimane ancora implicito perché alcune inferenze sono buone. Allora introduciamo gli operatori strutturali per far vedere che alcune inferenze sono buone perché dipende dalla struttura. Uno potrebbe dire che il passaggio successivo sarà quello che ci consente di dire che cosa facciamo implicitamente quando trattiamo le sequenze come avendo una certa struttura, eccetera, eccetera. Però questa è un'impressione, tra l'altro, che dipende da questi esempi qui. Tra l'altro, non è detto che, cioè, anche se tutti questi esempi e questo approccio funziona, la valutazione di quello che si ottiene applicando queste risorse espressive dipende dalla teoria, diciamo, dell'inferenza che si ha. Cioè, se uno ha un'inferenza di stato normativo, cioè, abbiamo aperto dei nuovi campi di studio delle inferenze, no? Vari modi di fare inferenze, vari modi di lavorare sulla pratica del gioco di dare e ricevere ragione. E se uno è un rappresentazionalista, diciamo, l'oggetto di studio rimane quello, non è che gli fa la grossa differenza il fatto di avere più risorse espressive. Quello che gli fa differenza, semmai, avere, come dire, delle tecniche di proof analysis migliore. Addirittura, se uno è un Wittgensteiniano, dice che magari tutta questa roba sono semplicemente delle altre scale da buttare via. Quindi non è che abbiamo un valore di per sé. Il valore delle risorse espressive di nuovo dipende dalla teoria che ci abbiamo, dell'inferenza sotto che ci abbiamo. No, no, no. L'altra cosa appunto è che uno potrebbe dire che sia una teoria deflazionista sul ruolo delle forme logiche, quello che dicevamo all'inizio. Cioè, diciamo, il peso esplicativo viene spostato tutto sulla teoria dell'inferenza. Forme logiche servono solo a rendere esplicite le proprietà inferenziali che la teoria dell'inferenza definisce. Le incompatibilità tra logiche diverse vanno riportate alla teoria dell'inferenza, non all'analisi, no, diciamo, degli operatori logici in sé, alla quale, no? Change of logic, change of syntax. Invece, una visione più grammettiana. Si può dire che a volte le incompatibilità risultano evidenti, si rende conto di quali siano effettivamente le incompatibilità solo quando le risorse espressive per parlare di queste nei linguaggi. Infine, l'ultima cosa, che però questo ci porta più lontano, fuori da quello che voglio parlare, di cui voglio parlare oggi, è il fatto che siccome nella strategia espressivista si parte dalla teoria dell'inferenza e le forme logiche sono applicazioni dei vocabolari logici per rendere esplicite le proprietà inferenziali, forma logica e forma sintattica sono due nozioni diverse. Cioè, un conto sono le proprietà linguistiche, un conto sono le proprietà inferenziali. Le logiche si occupano di rendere esplicite le proprietà inferenziali, quelle della loro funzione. Che poi ci siano delle invarianti strutturali, chiamiamola così, tra forma logica dei linguaggi naturali, supponiamo, e forma logica dei linguaggi formali, è un problema importante che magari riguarda le condizioni di esprimibilità dei contenuti in senso lato. Che ne so, il fatto che debbano essere composizionali o quantomeno ricorsivo, che abbiano una semantica, corrispondono a una semantica ricorsiva. Quindi è una cosa che va indagata, ma non c'è una identità tra queste due nozioni. E questa è una cosa, secondo me, interessante perché risponde a un problema che, per esempio, aveva sollevato Iacona sulle forme logiche, secondo lui, sono servi di due padroni, cioè da una parte devono tener conto delle inferenze, delle proprietà inferenziali, e dall'altra devono rendere conto delle proprietà sintattiche. È un problema quello che in qualche modo si ritrova nel dibattito tra letteralisti e contestualisti, filosofia del linguaggio, cioè negli ultimi 20 anni. L'espressivismo logico in questo senso dà una risposta netta. Le forme logiche hanno il compito di rendere esplicite le proprietà differenziali, quindi quelle sono l'unica cosa che riguarda il formaggio. Basta così, cioè, questa però appunto è una storia avanti altrove.